Ci sono insetti che sono in grado di produrre delle vere e proprie opere d'arte, e fra questi non è possibile non citare i curculioni del gruppo degli scolitini. Il nome comune inglese di questi animali è bark beetles, ovvero coleotteri della corteccia. Questo perché passano la loro vita al di sotto della corteccia degli alberi, nutrendosi del legno circostante. Ma chi sono questi animaletti? Gli scolitini sono insetti piccoli, scuri e anonimi, dal corpo cilindrico e leggermente allungato, in pratica delle pillole. E in realtà in molti casi sono più conosciute le loro gallerie degli insetti stessi. Infatti, ciascuna specie di scolitino scava gallerie di forma diversa. Questi tunnel sono composti da una serie di vicoli ciechi che si ripartono da una camera centrale, che può essere anche questa di forma più o meno allungata. È particolare anche il modo in cui queste gallerie vengono costruite. È la femmina infatti a scavare, mentre il maschio elimina i truccioli. Una volta giunti sotto la corteccia, viene costruita una sorta di camera nuziale in cui avviene poi l'accoppiamento. Saranno le larve poi a scavare tutti i tunnel laterali secondo questo strano disegno. E se ci si pensa, poi è incredibile come questi animaletti, quasi senza zampe, nell'oscurità riescano a creare tutti questi disegni. Secondo me, Fabre ci avrebbe dedicato di sicuro un libro.